Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo gli 8 esercizi direzionali e in particolare faremo quello il cui orientamento è a nord-est. Questo è un esercizio molto utile per i problemi di gestione, per l'apparato muscolare e per la milza e il pancreas. Gli esercizi direzionali devono essere assunti rispetto alla direzione dell'esercizio. Questo è l'esercizio del nord-est, per cui andate a tracciare un cerchio, ritrovate il nord-est e andate a dirigere, cioè ad orientarvi verso nord-est. Gli antichi taoisti avevano visto che non solo è importante lo spazio che occupiamo, ma anche la direzione che all'interno dello spazio noi occupiamo. Quindi è un esercizio che è stato concepito, è stato individuato dai maestri taoisti in relazione alla direzione assunta, e se lo pratichiamo in relazione a questa direzione aumenta l'efficacia dell'esercizio. Allora, partiamo da questa posizione, manteniamo le gambe tese e andiamo a toccare con le punte delle dita le dita dei piedi e rimaniamo, manteniamo la posizione. In questa posizione immaginiamo di essere stabili come una montagna. Manteniamo la posizione tutto il tempo che vogliamo e se non riusciamo a toccare le punte delle dita andiamo e pieghiamo laddove riusciamo, fin dove riusciamo a stare, e manteniamo la posizione. L'importante è associare alla posizione il lavoro mentale, oltre che la direzione a nord-est, e il lavoro di immaginazione immaginerà la stabilità della montagna. Allora, buona pratica. Gambe sempre tese, mai piegate, e andiamo su e rimaniamo. Respirate profondamente, più respirate, più andate giù. Torniamo su. Allora, la pratica di questo esercizio è importante se diciamo riusciamo a mantenerla il più a lungo possibile. Quindi cominceremo da una pratica di breve durata e andiamo ad allungarla. Per tutta la durata l'attenzione è sull'esercizio, come tutti gli esercizi Qigong, la stabilità della montagna. È molto importante mantenere le gambe tese e respirare regolarmente, con regolarità, e allungare la fase dell'inspirazione e dell'espirazione. In fase di espirazione andiamo tanto più giù quanto possiamo. Se l'esercizio vi è piaciuto mettete un like e condividete l'esercizio, iscrivetevi al canale Tao Power Life e ci troviamo al prossimo esercizio con Tao Power Life. Grazie!